Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del referendum costituzionale per cui si votava nelle giornate di ieri e in quella di oggi fino alle ore 15. Praticamente è quasi terminato lo spoglio anche nella nostra regione. Andiamo a vedere un po' i risultati partendo dall'affluenza al voto per la regione Abruzzo, un'affluenza che si attesta al 50,79% in flessione rispetto al dato nazionale italiano che è del 53,85%. Andiamo a vedere i dati provincia per provincia, 51,65% la percentuale in provincia di Chieti, 58,84% la più alta della regione in provincia dell'Aquila, a Pescara la percentuale più bassa, 46,40% in provincia di Teramo. 46,52% di aventi diritto che si sono recati alle urne. Andiamo a vedere in Abruzzo i risultati dello scrutinio. Sono i sì, arrivano al 73,77%, mentre il no al 26,23%. Vediamo provincia per provincia. Questa è la provincia di Teramo. Il sì vince con una percentuale del 73,99%, 74%, 26% i no. In provincia di Pescara 73,42% i sì, 26,58% i no. Andiamo avanti, in provincia di Chieti 75,91% i sì, 24,58%. 0,9% i no. E chiudiamo con la provincia dell'Aquila, 71,44% i sì, 28,56% i no. Questo per quanto riguarda il referendum, ma poi si votava anche per le amministrative, nonostante lo scrutinio per le comunali inizi soltanto nella mattinata di domani ci sono già i primi verdetti nei comuni in cui vi era un unico candidato sindaco e dove dunque conta il quorum in attesa dell'ufficializzazione a seguito dell'apertura delle urne. Bisenti resta senza sindaco. Nel piccolo comune del Teramano ha votato solo il 39,64% degli aventi diritto. Marcello De Antonis, che era l'unico candidato, non ce l'ha fatta dunque a superare la soglia del 50% dei voti necessari per diventare primo cittadino. A Bisenti dunque arriverà un commissario. A Pesco Costanzo invece Roberto Sciullo sarà nuovamente primo cittadino grazie ad un'affluenza nel suo comune che si è attestata al 52,55%. Il terzo dei 61 comuni abruzzesi in cui si è votato e che vedeva un solo candidato sindaco, Elice, in provincia di Pescara, ha visto la riconferma di Gianfranco De Massis, che dunque sarà primo cittadino per la terza volta. E noi andiamo ad Elice con il servizio di Stefano Recanati. A meno di sorprese dell'ultimo secondo, Gianfranco De Massis è sindaco rieletto nel comune di Elice in provincia di Pescara. Gianfranco De Massis, che lottava la sua partita elettorale contro il quorum, ha stravinto questa partita perché l'affluenza alle urne già nella serata di domenica superava abbondantemente il 50% dei votanti. Il primo quorum, diciamo che ormai è superato abbondantemente già da ieri sera. I numeri parlano chiaro, naturalmente però dobbiamo aspettare lo spoglio di domani mattina che avverrà dalle 9 in poi. Speriamo che comunque andrà tutto bene. C'è stata un'ottima affluenza, no? Insomma, tutti i cittadini che noi abbiamo comunque invitato a recarsi alle urne sicuramente hanno dato questo ascolto, anche per spergiurare naturalmente il commissariamento. Commissariare insomma il comune, specialmente in queste situazioni, durante anche questo periodo che il Covid, diciamo che è così, non è ancora finito, siamo stati in zona rossa, le cose sono andate abbastanza bene, però dobbiamo sempre prestare attenzione, dobbiamo stare attenti. Adesso ci sarà ad aspettare solo lo spoglio di martedì alle ore 9 per capire quale sarà la nuova squadra del sindaco Gianfranco De Massi.
Massis, che ha già le idee chiare su quale sarà il futuro del comune di Elice. La partenza del restauro e la messa in sicurezza del castello è il nostro progetto principale, oltre naturalmente a tutto il resto, la zona artigianale, commerciale, rifacimento ormai o perlomeno il completamento dei mandi stradali comunali, la sistemazione del cimitero. Dobbiamo pensare alle attività per fare in modo che i nostri ragazzi non devono recarsi fuori comune per trovare lavoro e naturalmente per migliorare il tessuto sociale. Diciamo che l'amministrazione comunale deve essere attenta a 360 gradi. E per tutti i risultati delle elezioni amministrative comunali in Abruzzo, io vi ricordo domani mattina alle ore 9, quando inizieranno gli scrutini per le comunali, l'appuntamento con Election Day, elezioni amministrative 2020, ovviamente sulla nostra rete, collegamenti con Chieti, Avezzano e con tanti altri centri della nostra regione come Guardia Grele, Montorio Alvomano, dove gli elettori erano chiamati alle urne non solo per il referendum ma anche per scegliere il nuovo primo cittadino. Dunque appuntamento domani mattina alle ore 9 con Election Day, elezioni amministrative 2020. E noi cambiamo argomento, adesso parliamo dell'emergenza sanitaria, balzo in avanti dei contagi da coronavirus nel weekend appena trascorso. In Abruzzo si registrano 72 nuovi pazienti Covid e un decesso, il terzo in questa settimana. Sono 72 i nuovi casi di coronavirus accertati negli ultimi tre giorni in Abruzzo. 23 infatti si riferiscono alla giornata di sabato, 36 a quella di domenica e 13 alla giornata odierna. I dati sono stati accorpati perché per questioni tecniche i risultati degli esami di laboratorio sabato e domenica non erano stati elaborati. C'è anche un decesso recente, il terzo in una settimana dopo una tregua di oltre un mese e mezzo. Un 67enne del Teramano con gravi patologie pregresse. Il bilancio delle vittime così sale a quota 475. Crescono in modo significativo gli attualmente positivi, che arrivano a 729, ed aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Dei nuovi casi, infatti, 25 riguardano la provincia di Pescara, 17 quella di Teramo, 14 il Chietino e 11 l'Aquilano. Un nuovo caso riguarda un paziente residente fuori regione, mentre per 4 è in corso la verifica sulla provenienza. Molti dei contagi si registrano nell'area metropolitana, 7 a Pescara, 4 a Chieti, 3 a Francavilla al Mare, 2 a Spoltore, 4 nuovi casi ad Alanno, altrettanti all'Aquila e a Giulianova, 3 casi in un paesino di 500 abitanti del Teramano, dove già si erano registrati contagi nei giorni scorsi in seguito ad una festa di compleanno. Dei nuovi casi di Covid, il paziente più giovane ha 6 anni ed è di Ortona, il più anziano ne ha invece 89. Per quanto riguarda gli ospedalizzati sono 58, 5 in terapia intensiva, mentre gli altri 676 più 50 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 21 in più ed arrivano a quota 3.005. Molti i tamponi eseguiti in tre giorni, 3.976. Il totale dei test dall'inizio emergenza invece arriva a quota 186.082. Dei complessivi 4.209 casi abruzzesi da inizio emergenza, 595 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 993 in provincia di Chieti, 1805 in provincia di Pescara, 778 in provincia di Teramo e 31 provengono da fuori regione, mentre per altri 7 sono in corso le verifiche sulla provenienza. I vertici della ASL di Teramo e il sindaco Gian Guido D'Alberto lanciano l'allarme per l'aumento di casi Covid sul territorio teramano. Attualmente sono 17 ricoverati e si registrano 2 decessi. La causa dell'impennata dei contagi potrebbe essere imputata principalmente ai giovani che tendono a non rispettare le misure di distanziamento nei momenti ricreativi. La situazione Covid in provincia di Teramo non è bella, lo afferma senza mezzi termini il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, che ammette come i servizi ospedalieri stiano tornando a soffrire dal 2 agosto scorso. Attualmente sono 21 i contagiati accertati sul territorio, 12 ricoverati al Mazzini, 5 nella RSA di Contrada Bellocchio, 2 i decessi registrati, uno la scorsa settimana e l'altro proprio questa mattina. Pierluigi Tarquini, primario di malattie infettive del nosocomio teramano,
Teramano è pronto con il suo staff ad affrontare la prossima ondata di Covid. Se a un cittadino viene la febbre a 38, cosa deve fare? Allora, la persona non deve pensare subito al Covid, vado in ospedale. Questo potrebbe essere un autogol. È sempre meglio ragionare, perché avere una febbre anche 38, 39 può essere gestita tranquillamente a domicilio con i soliti rimedi sintomatici, dalla tachipirina, riposo a letto, eccetera. La febbre che merita di andare di corsa in ospedale è una febbre associata a una cefalea violenta, una cefalea mai sperimentata, un dolore forte, allora lì bisogna andare in ospedale senza storia, altrimenti si rischia di intasare i pronto soccorsi, di avere un servizio chiaramente più lento e di magari innescare tutta una serie di accertamenti inutili che poi i vantaggi al cittadino non ne dà, perché magari rischia di avere una somministrazione di una terapia antibiotica che nelle forme virali non ha nessunissima efficacia. Importantissimo per tutti sarà effettuare la vaccinazione antinfluenzale. L'ASL di Teramo inizierà a breve una massiccia campagna di sensibilizzazione tra la popolazione. Inizieremo il 1° di ottobre con i medici di base per le persone tra 65 anni, intanto la popolazione più vulnerabile la cominciamo a salvaguardare da questa influenza, dopodiché passeremo dal 15 ottobre alla vaccinazione di massa. E intanto si mette a fuoco la causa di nuovi focolai Covid a Teramo, sarebbero soprattutto i più giovani che nei momenti ricreativi non userebbero precauzioni di distanziamento o mascherine, contagiando così i propri nuclei familiari. Il sindaco D'Alberto è pronto a riunire il comitato ristretto dei sindaci per attuare misure drastiche di controllo e di sanzioni. Io ho grande fiducia che ci possa essere un'inversione di rotta, una consapevolezza che deve puntare su un aspetto: non possiamo permetterci in alcun modo di tornare indietro. Sentiamo fortemente questa responsabilità tutti, perché senza la responsabilità di tutti la risposta, quale che sia delle istituzioni, quale che sia la risposta normativa, che sia diversa da un nuovo lockdown, che a questo punto andiamo ad adottare una misura nuovamente restrittiva come quella del passato, ma non penso che sia questo quello che vogliamo, ecco, senza una risposta congiunta da parte dei singoli cittadini, insieme alle istituzioni che devono fare di più, difficilmente riusciremo a dare risposte efficaci. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, quest'oggi ha presentato il nuovo direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile. Si tratta del romano Mauro Casinghini, che ha già operato in Abruzzo in qualità di soccorritore. Mauro Casinghini si presenta, è lui il nuovo direttore dell'Agenzia Abruzzese della Protezione Civile. Nominato dalla Giunta regionale a fine agosto, Casinghini è romano come il presidente Marsiglio, ha 50 anni e attualmente ricopre l'incarico di direttore generale del Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta. È laureato in coordinamento delle attività di protezione civile e successivamente in rischio ambientale e protezione civile. Il nuovo numero uno della Protezione Civile regionale ha già operato in Abruzzo a seguito del terremoto dell'Aquila nel 2009 e di quelli successivi del centro Italia. Al momento fa parte del supporto al Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica. L'incarico a capo della Protezione Civile abruzzese gli è stato conferito tramite un avviso di selezione pubblica e avrà la durata di 3 anni. Io torno a lavorare per l'Abruzzo, per questa magnifica terra e per questa accogliente collettività. Lo faccio iniziando proprio dal ricordo di tanti volti, di tanti volti sofferenti che si sono incrociati con il mio sguardo per le tante emergenze che drammaticamente sono succedute su questo territorio. Abbiamo avuto dei rallentamenti a causa del Covid, ha detto il governatore Marsiglio in conferenza stampa, ma la riforma della protezione civile rimane uno dei punti più importanti del nostro programma. Casinghini, ricorda Marsiglio, l'ho conosciuto da giovane durante il servizio militare. Come una priorità quella di affrontare i temi che riguardano la protezione civile, che purtroppo ci investono sempre quando arriva l'emergenza, la tragedia, il cataclisma. Allora tutti si accorgono che senza protezione civile staremo tutti inguaiati e che invece con una protezione civile efficiente magari si prevengono pure almeno alcuni di questi cataclismi e di queste tragedie. È scattato il conto alla rovescia per l'avvio dell'anno scolastico a Pescara. Il sindaco Carlo Masci e l'assessore
Alla pubblica istruzione Gianni Santilli hanno ringraziato i dirigenti scolastici, insegnanti e studenti per la grande sensibilità. Ha funzionato la macchina comunale. Assessore, ci siamo, si parte per questo nuovo anno scolastico, è stata un'estate di lavoro per lei, per l'amministrazione comunale, di concerto con tutti i dirigenti scolastici, con gli insegnanti e con gli studenti. Sicuramente è stato un periodo molto, molto impegnativo. Io devo ringraziare veramente con il cuore i dirigenti scolastici che tutta quest'estate ci siamo sentiti per far sì che le loro scuole fossero sistemate nel migliore dei modi. I risultati pare che ce li abbiamo tutti, i lavori sono stati ultimati, ho appena finito di fare l'ultima telefonata, come avete sentito anche voi, all'ultima preside, la quale mi ha detto che è tutto a posto. Loro erano un po' preoccupati per le scuole che sono occupate dai seggi, ma martedì pomeriggio ci sarà la sanificazione e l'igienizzazione delle scuole, quindi da mercoledì mattina loro avranno le scuole a disposizione. Noi tutto ciò che i presidi ci hanno chiesto di fare come amministrazione comunale siamo stati pronti e abbiamo risolto qualsiasi problematica. Non ci sarà nessun problema, abbiamo ovviamente avuto un confronto con i genitori per trovare le soluzioni migliori, credo che alla fine il dibattito sia stato positivo per arrivare al discorso migliore per i nostri ragazzi, perché l'obiettivo è quello, fare in modo che i nostri ragazzi possano frequentare scuole che permettano loro di crescere, e questo è un anno veramente importante. Speriamo di superarlo e di tornare alla normalità, ma per ora abbiamo ancora dei limiti, dei vincoli che dobbiamo rispettare e lo facciamo tutti quanti insieme. Un applauso, sindaco, ai dirigenti scolastici che si sono trovati di fronte a una situazione che non avevano mai conosciuto prima. Sì, un plauso a tutti quelli che hanno operato in questo senso, dai dirigenti scolastici agli insegnanti che hanno dato il loro contributo, agli operatori scolastici, ma anche alla struttura comunale, perché noi dimentichiamo sempre di citare coloro che in maniera certosina e puntuale si mettono sulle carte, le mettono insieme per poi arrivare all'obiettivo finale. Pubblicate oggi le graduatorie del secondo bando per l'assegnazione agli sfollati delle case acquistate dalla Regione Abruzzo tramite l'ATER. Il Comune di Teramo ha annunciato di aver chiuso la procedura che ha visto l'assegnazione di 15 abitazioni su 35 disponibili. Le domande sono state 22, più una che non abbiamo potuto valutare in quanto arrivate in ritardo, ha spiegato il primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Le altre 7 non sono state accettate per diversi motivi. 3 perché le schede AEDES non erano relative a danni in categoria E o F. 4 in quanto non c'erano alloggi di categoria A relative a famiglie mononucleo da poter assegnare. Un problema, quello delle famiglie mononucleo destinato a riproporsi, è che il sindaco ha annunciato di voler affrontare insieme all'ATER e alla protezione civile. Adesso, ha aggiunto D'Alberto, restano da assegnare 20 appartamenti. Da qui alla prossima settimana apriremo una manifestazione di interesse che durerà 7-10 giorni, rivolta alle famiglie che sono ancora nelle strutture ricettive. Terminata questa fase, ha concluso D'Alberto, si procederà con l'assegnazione per sorteggio. Il Comune di Pescara ha illustrato i progetti culturali rientranti nel cosiddetto bando delle periferie. Tanti gli enti e le associazioni beneficiarie. Per quanto riguarda i progetti e le associazioni soprattutto che sono risultate vincitrici, mi preme sottolineare che abbiamo la Biblioteca Regionale di Giampaolo, poi abbiamo l'associazione culturale Favola Bella che farà delle attività all'interno dell'auditorium Cerulli, e poi abbiamo il Matta, Via del Circuito, e pure lì faranno delle attività all'interno della struttura, e poi c'è anche l'associazione Movimentazioni. Sono dei progetti molto interessanti, molto validi per la nostra città, e diciamo che siamo arrivati. Gli uffici hanno lavorato molto, abbiamo cercato di superare tutte le difficoltà che ci stavano, a cui ci siamo trovati di fronte, soprattutto per il fermo dovuto al Covid, quindi ci sono stati 4 mesi in cui siamo stati bloccati, però abbiamo ripreso con speditezza questa attività per portare a termine e poter far iniziare finalmente a tutte le associazioni le attività per le quali sono state
state, si sono aggiudicate questi importanti contributi economici. Adesso apriamo la pagina di sport, partiamo con la Serie B, inizio di settimana caldo per il Pescara sul fronte mercato. Sono attesi infatti gli arrivi di Pavel Jaruzelski, che è già in città ed arriva in prestito dal Genoa, di Raul Bellanova e Cristian Capone in prestito dall'Atalanta. Da monitorare anche la pista Benevento, con Alessandro Tuia e Luca Antei che restano nel mirino del presidente Sebastiani e dei direttori Repetto e Bocchetti. Situazione di stallo invece sul fronte centravanti, per cui si dovrà ancora aspettare. Sabato intanto ci sarà il debutto in campionato contro il Chievo Verona e il centravanti colombiano Seter, ex della gara, prenota una maglia da titolare. Amir Seter, benvenuto a Pescara. Intanto, quali sono le prime sensazioni dopo le prime settimane di lavoro? Grazie mille per il benvenuto. Una settimana molto bella, dove adesso mi sto abituando a tutti i miei compagni. Spero fare molto bene rispetto all'anno scorso e spero poter fare molto 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 di più, come ho detto prima, l'anno scorso. Quindi la sensazione adesso sono abbastanza positiva. Senti, con la Ternana l'abbiamo visto centravanti, ti ricordiamo nel Chievo giocare esterno, qual è il tuo ruolo prediletto? Il mio ruolo prediletto è il centravanti. Tutta la mia carriera l'ho fatto dei centravanti. L'anno scorso ho imparato un nuovo ruolo, posso dire che ho imparato a fare la punta esterna e quindi è una cosa molto bella come calciatore, avere la possibilità di giocare non solo in un ruolo, sino in due o in tre. Fioccano i paragoni, il presidente Sebastiani ti ha definito una sorta di Zapata, è molto impegnativo. Sì, no, è bello che io come giocatore vedano questa qualità, è un po' simile o un po' a lo che fa Duan, per me è un piacere, spero fare molto di più rispetto all'anno scorso, come ho detto, e poi vediamo con il tempo se si può diventare un giocatore così, a un livello così, o un po' meglio se è possibile. Percorso verso la Coppa Libertadores Quintero, che un tuo connazionale lo ha iniziato proprio da Pescara. Sì, ha fatto un anno qua, no? con il Pescara, e spero io fare molto bene, la mia mentalità è rappresentare bene al mio paese, alla nazionalità, al mio paese, come sono colombiano, quindi spero godermi questo anno con tanta felicità. Cosa ti ha spinto a scegliere Pescara? Che ci sono tanti attaccanti che fanno bene qui al Pescara, quindi anche io voglio essere un attaccante importante. Senti, il calendario, guarda caso, dice che la prima giornata c'è Pescara-Chievo, una bella coincidenza. Sì, per me è una bella partita, ovviamente voglio segnare, voglio fare lo meglio possibile, e quindi adesso... Risulterai contro il Chievo? No, per rispetto penso di no, ma non si sa mai. Scendiamo in Serie D adesso, dopo la bella prova con il Pescara nel triangolare di sabato inizia una settimana impegnativa per il Pineto. Prima dell'esordio in campionato col Notaresco ci sarà infatti il debutto assoluto in Coppa Italia mercoledì in casa della Ferrar Pisalò. Ne abbiamo parlato con il tecnico Daniele Amaulo, cui abbiamo anche chiesto un parere sulla partecipazione delle laziali al girone F di Serie D. Vi aspettavate questo tipo di girone? Che insidie ci sono? Sinceramente non ci aspettavamo le laziali, forse si parlava delle pugliesi, si sperava nelle romagnole perché magari facevano parte anche gli anni passati di questo girone, però negli anni precedenti mi è capitato di affrontare le laziali e so che sono squadre importanti come l'Alba Longhi e lo stesso Fiuggi, che l'anno scorso aveva un organico importante, stava facendo un ottimo campionato e quest'anno si è rinforzata, ha fatto degli acquisti importanti, ritiene una retrocessa da Lega Pro, quindi sono giunte delle squadre e società competitive in un girone già importante come quello F, quindi bene, tutto sommato, ecco, dire se era meglio affrontare le pugliesi e le romagnoli, questo lascia il tempo che trova, perché in Serie D c'è grande equilibrio, tutte le squadre hanno un organico
competitivo e diciamo sono i particolari a volte che fanno la differenza in questo girone. Mister, lei entra nella storia del Pineto perché c'è la Coppa Italia dei grandi, affronterete una trasferta come quella di Salò, logisticamente molto impegnativa, come impegnativa sarà la partita. Ci fa un commento sulla Feralpi e anche magari su questo fatto che avrete una trasferta lunga, ma l'avrà anche il Notaresco prima del debutto? Sì, beh, noi abbiamo fatto questa scelta non sapendo l'inizio del campionato, perché si parlava i primi d'ottobre, e allora abbiamo deciso di partecipare, di fare la domanda per poter partecipare a questa competizione. La stessa cosa vale per il Notaresco, quindi diciamo, visto che ci affrontiamo la prima giornata, entrambe le squadre hanno diciamo da affrontare un viaggio e delle partite competitive con squadre di Lega Pro. La Feralpi Salò è una squadra importante che sta facendo sempre e investendo molto nel campionato, nel girone B di Lega Pro, quindi noi proveremo a fare la nostra partita cercando di poter passare il turno, perché poi anche il turno successivo si giocherà a Lecce, quindi sarà una partita importantissima, però sappiamo che è difficile, però ci siamo preparati per giocare la partita e nonostante il viaggio, le difficoltà, che poi l'inizio del campionato è vicino, e non abbiamo nessun tipo, mi auguro, di problema, perché abbiamo fatto una scelta che abbiamo fatto con noi la società per poter arrivare e giocare una gara ufficiale prima che iniziasse il campionato. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Così come vi ricordo l'appuntamento per domani mattina con Election Day, speciale elezioni amministrative 2020, a partire dalle ore 9, ovviamente le amministrative a Chieti e Avezzano, ma anche in tanti altri comuni dove i cittadini, oltre che sul referendum, erano chiamati alla scelta del loro primo cittadino. Prossimo aggiornamento invece con il nostro telegiornale, questa sera alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.